Signore e signori, buonasera. A voi il mio più cordiale benvenuto al terzo appuntamento della seconda edizione della rassegna titolata Alla fine dei conti, riflessioni sulla vita e sulla morte. Questa sera parleremo di architettura e Thanatos. Con me la mia collega, dottoressa Maria Angela Gelati, storica tanatologa. L'architetto Lisa Veronesi. Prima di passare la parola alla mia collega e all'architetto Lisa Veronesi, vi propongo qualche accenno legato alla scultura creata per l'architettura funeraria. Parlare di scultura è parlare di opera scolpita, opera lavorata. Un lavoro eseguito su di un materiale duro, perché scolpire significa ricavare per sottrazione. Per realizzare una figura incisa, una figura in rilievo, una figura tutto tondo. E la sottrazione è la sottrazione della materia. La scultura è importante anche per l'architettura funebre, sin dalle sue origini, ossia quando era soltanto una manifestazione artistica istintiva, non condizionata da una precedente esperienza figurativa e tecnica. E notiamo differenze anche tra scultura ornata e scultura disadorna, poiché quella ornata, rispetto alla disadorna, occupa lo spazio in un modo diverso. I colori e le immagini che la adornano la mettono direttamente in rapporto con l'ambiente circostante. Ed è per merito dell'ornamentazione che la caratterizza che la scultura supera il proprio limite fisico. L'ornamento si relaziona sia con lo spazio che lo circonda, sia con chi occupa quello spazio. L'Italia antica non possedeva né unità etnica né unità culturale. I popoli erano diversi per origine, tradizioni, costumi e lingua. Il nord del Po era già terra di barbari, vi erano Galli e Germani. Il meridione era considerato un lembo di Grecia. La sola cultura autoctona, anche se molto influenzata dall'arte greca, era l'arte etrusca, collocabile tra il IX e il I secolo a.C. nelle regioni dell'Italia centrale. L'arte plastica, dedicata al culto dei morti, per gli etruschi si sviluppò in due direzioni, sia nel rito dell'incenerazione che in quello dell'inumazione. Per quel che riguarda l'incenerazione, in evidenza poniamo i vasi canopi, urne cinerarie di terracotta e di metallo destinate a contenere le ceneri del defunto, inizialmente con solo il coperchio a forma di testa umana. È nella zona di Chiusi e nel territorio circostante che si sviluppa in forme diverse, mutando poi nei secoli. L'uso di creare il coperchio dell'urna cineraria a forma di testa umana è caratterizzata anche da particolari che ricordassero il defunto, che lo idealizzassero. Questi caratteri ossuari antropomorfi erano tipici del territorio chiusino e vennero chiamati questi vasi canopi per la loro somiglianza con gli omonimi vasi egizi. Connotano tombe di ceto medio e medio alto e sono collocabili cronologicamente tra il 680-670 e il 580 a.C. Quello che state guardando proviene da Sarteano, in provincia di Siena, in Toscana, ed è stato trovato nella sterminata necropoli di Solaia, Macchiapiana. È datato dal fine del VII secolo agli inizi del VI secolo a.C. È di terracotta e misura complessivamente 57 cm e mezzo. Con il tempo il vaso si trasformerà in vera e propria statua cineraria, ma molto schematica. Per quel che riguarda invece l'inumazione, ci sono i sarcofagi, fatti per lo più in terracotta. I sarcofagi sono la creazione più originale della scultura etrusca. Il coperchio della cassa ha la forma di letto. Il defunto è rappresentato sdraiato, appoggiato su un gomito e spesso vi è accanto la moglie. E le figure, soprattutto nei volti, sono accuratamente caratterizzate. Vi mostro il sarcofago cosiddetto degli sposi, un'opera in terracotta che risale al VI secolo a.C., alta nel complesso 1,40 m, conservato nel Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia a Roma. La coppia di sposi è sdraiata come fossero sul triclinio. Le mani si muovono perché stanno scambiandosi delle arance, con un gesto che è frequente nei banchetti dell'epoca. Entrambi hanno i capelli lunghi, entrambi hanno gli occhi allungati.
La donna indossa un copricapo caratteristico e dei sandali ai piedi. L'uomo ha la barba lunga e appuntita. I due coniugi sono rappresentati semidistesi e in posizione di perfetta parità. Questo è molto importante perché la posizione di rilevanza della donna nella società etrusca non fu ripresa dai romani, che non ammettevano le donne al convivio se non in epoca imperiale. La fedeltà ritrattistica della cultura etrusca al servizio dell'architettura etrusca con il tempo divenne sempre più insistente, quasi indiscreta, poiché mise in evidenza le deformità fisiche, i segni dell'infermità, della vecchiaia, del vizio, descritti senza ombra di pietà. La persona era rappresentata vivente, spesso nell'atto di banchettare. In realtà era morta. Perché? Dobbiamo calarci nella figura dell'etrusco mercante, che avendo un forte senso concreto della vita pratica, si smarrisce davanti al vuoto della morte e per questo cerca di riempirlo con le immagini della vita. È vero che la vita non c'è più, ma rappresentare alcune caratteristiche del tempo che passa su un volto, su un corpo, sono indizi di vita, sono segni dell'esistere. Ed ora facciamo un salto nel tempo, prendendo in considerazione un'opera di Michelangelo Buonarroti. Michelangelo nasce nel 1475 e muore nel 1564. Visse ben 89 anni. Genio del 1500, protagonista del Rinascimento italiano. Michelangelo Buonarroti venne definito una forza extranaturale, una forza che agisce sull'animo umano, una forza che potrebbe sembrare soprannaturale. Ritenne che lo stimolo a creare fosse uno stimolo divino e individuale e per poterlo sentire egli vorrà isolarsi e meditare e quindi per tutta la vita condurrà un'esistenza isolata che terminerà con la sua morte, ma il pensiero della morte sarà presente per tutta la sua opera. Michelangelo nella storia dell'arte è il primo caso di artista isolato. Egli vive solo e poveramente, malgrado tutte le ricchezze che accumula, assillato, specialmente in tarda età, dall'ansia della morte e dalla necessità della salvezza. L'arte di Michelangelo è la sua esistenza e quindi la sua vita è la sua arte. Siamo tra il 1542 e il 1545, per qualche cenno, per quella che avrebbe dovuto essere la tomba di Papa Giulio II, a Roma, nella Basilica di San Pietro in Vincoli. Ma la distanza da queste date è molta rispetto alla commissione del lavoro che risale al 1505. Il Papa Giulio II viene a sapere della capacità enorme di lavorare di Michelangelo e vuole riceverlo perché gli presentasse il primo progetto. Inizialmente ne fu entusiasta, realizzare una sepoltura monumentale da collocarsi nella tribuna in via di completamento nella Basilica di San Pietro. Artista e committente si accordano in breve tempo, solo 2 mesi, sul progetto e sul compenso, permettendo a Michelangelo, con un consistente acconto, di recarsi immediatamente a Carrara per scegliere personalmente i blocchi di marmo da scolpire. Il primo progetto, noto tramite le fonti, prevedeva una colossale struttura architettonica isolata nello spazio, con una quarantina di statue, dimensionate in scala superiore rispetto al naturale, su tutte e 4 le facciate dell'architettura. Il lavoro e la scelta dell'estrazione dei blocchi, 40 blocchi di marmo da lavorare, richiese 8 mesi, da maggio a dicembre del 1505. Ma poi improvvisamente i lavori si fermarono, fino al 1545. Si seppe poi che gran parte della colpa è da attribuire a Michelangelo. Il risultato fu che il progetto fu portato a termine, ma ultimato sommariamente rispetto al primo progetto e al 6° progetto, a 32 anni di distanza dalla morte di Giulio II. Il mausoleo che vedete è situato nel braccio del transetto destro. Avrebbe dovuto essere la tomba monumentale per un papa definito papa guerriero, un papa terribile. Papa Giulio II fu uno dei pontefici più celebri del Rinascimento. Il sarcofago,
che avrebbe dovuto contenere il corpo del Papa si trova sopra la statua del Mosè. È questa. Sopra il coperchio del sarcofago il Papa è rappresentato adagiato, sdraiato su un fianco. Delle 7 statue realizzate, il Mosè è una delle più grandi opere della scultura rinascimentale, eseguita tra il 1513 e il 1515, in marmo di Carrara e alta 2,35 m. Lo scopo di portare alla vostra attenzione quest'opera comunque straordinaria, anche se addossata a una parete e non come il primo progetto originale, quindi a tutto tondo, è evidenziare la perfetta sintesi tra architettura e scultura, una fusione dove mausoleo e monumento erano insieme in una poderosa massa plastica, un grande vano architettonico, dove l'eroico antico, come espressione del potere esercitato sul mondo, è unito allo spirituale cristiano, come sublimazione dell'anima in Dio. Michelangelo è dominato dall'architettura, lo sappiamo perché è visibile nella sua pittura, e il tema di questa sua architettura è morte e sepoltura. Le opere di scultura sono inserite nello spazio, sono collocate nello spazio, che è un nuovo spazio, creato per un'altra vita, una nuova vita, in cui l'intelletto è finalmente libero dal peso della materia carne. L'architettura presuppone pareti. Le pareti sono barriere di separazione e per Michelangelo separano lo spazio intellettuale, la morte, dallo spazio naturale, la vita. Quindi per il Buonarroti la verità si raggiunge solo oltre la morte e dove le pareti si oppongono, in quel luogo, esattamente in quel luogo, contengono l'impronta dell'artista, lasciata nella pietra a ogni colpo di scalpello. Grazie. Grazie, cambiamo posto, lascio la parola alla dottoressa Mariangela Gelati. Vi voglio raccontare un episodio chiave alquanto rivelatore, che proprio riguarda non solo la mia vita professionale, ma anche la mia storia. L'ultimo pomeriggio di un lontano soggiorno parigino, ai miei occhi di turista poco frettolosa, vagante a zigzag nel cimitero di Père Lachaise di Parigi, si è aperto il desiderio di conoscere il passato, di conoscere il mondo degli antenati, potremmo dire in qualche modo. Era il 1988. E mentre attraversavo questa grande città dei morti, questa necropoli vastissima, che è il cimitero di Père Lachaise, di cui qui vediamo l'ingresso, la principale necropoli di Francia, fu in qualche modo come sentire una sorta di richiamo da parte degli avi, da parte del passato. E sentì come lo spazio e il tempo sono davvero intrecciati in maniera indissolubile. E questo aspetto del passato che vedevo e sentivo venirmi incontro, in qualche modo mi stavano mostrando un nuovo rapporto con la storia, con il filo di Arianna della memoria. E allora mi sono detta, ma in fondo alla fioca luce della morte, la storia non può forse rivelare degli aspetti imprevisti? Ebbene, gli studi di storia e di tanatologia culturale sono partiti proprio da qui per me, dal cimitero di Père Lachaise. Ma quali sono le origini di questo posto che io considero davvero speciale? Dopo la chiusura del cimitero degli innocenti, des Innocents, applicazione tardiva della legge del 1765 che proibiva i cimiteri nella città, Parigi cominciò a scarseggiare di luoghi di sepoltura. Napoleone Bonaparte, allora console, stabilì che ogni cittadino aveva il diritto di essere sepolto, qualunque fosse la sua razza, la sua religione, includendo il caso dei miscredenti, degli scomunicati, addirittura degli attori e dei poveri. Ed ecco, dovete sapere che la città di Parigi
acquistò dai privati il primo appezzamento di 17 ettari sul Mont Louis il 23 febbraio del dodicesimo e ultimo anno della Prima Repubblica, ossia nel 1804. La progettazione del cimitero dell'Est fu affidata all'architetto neoclassico Alexandre Théodore Brugnard. Infatti i cimiteri situati entro i confini cittadini si erano trasformati in focolai di infezione e quindi i morti non potevano più stare in mezzo ai vivi. Per cui il municipio dispose di spostare milioni di resti umani, quindi di scheletri, nelle catacombe, istituendo in questo modo nei sobborghi delle necropoli simili a parchi per i nuovi defunti. In un primo tempo il cimitero venne chiamato orientale, ma poi si affermò un altro nome, l'attuale, che significa Padre Lachaise, che qui vediamo in una fotografia. Perché? Perché un tempo, proprio in questo luogo, aveva terminato i suoi giorni il celebre François de Lachaise, confessore del Re Sole. Nei primi anni, come spesso in genere accade, erano pochi coloro che desideravano farsi seppellire in questo luogo, perché veniva considerato un luogo sperduto, un luogo lontano. Perciò le autorità misero in atto un piano, un'intelligente operazione che oggi chiameremmo di public relation, ovvero trasferirono al Père Lachaise un certo numero di stelle, di celebrità. L'inizio non fu propriamente un successo. La traslazione dei resti di Luisa di Lotaringia, per esempio, consorte anonima di un altrettanto anonimo Enrico III, non rese il cimitero un posto alla moda. Tuttavia, una delle cose che più mi piace della Francia è appunto che qui, sin dai tempi remoti, la letteratura ha avuto più peso della monarchia. Quando nel 1817 sul colle vennero spostate le ossa di Abelardo ed Eloise, di cui vi parlerò a breve, e di altri ancora come La Fontaine, Molière e tanti altri, la sepoltura al Père Lachaise cominciò ad essere considerata un grande onore. E proprio allora furono poste le basi di quello che potremmo chiamare un turismo al cimitero. Di fatto, qui, da oltre 200 anni, vengono sepolti celebri e o ricchi defunti. Perciò c'è una tale quantità di attrazione in questo cimitero parigino come in nessun'altra necropoli del mondo, pensate. Visitando oltretutto cimiteri molto spesso, perché oltre ad essere stati il mio argomento di tesi, penso che dal cimitero si possano comprendere tantissime cose, tantissimi aspetti della comunità in cui viviamo, devo dire che non ho mai visto nei vecchi cimiteri, accanto a tombe di 100 o anche di 200 anni precedenti, una tale quantità di fiori freschi. Sì, perché? Perché molti di coloro che le cui spoglie mortali giacciono al Père Lachaise sono ricordati e sono tuttora amati, sono vegliati in qualche modo, sono considerati. Evidentemente perché questo è un cimitero parco, è un cimitero molto a contatto con la natura, quindi anche attraversato per una semplice passeggiata, ma credo anche perché questo cimitero non viene considerato qualcosa che impaurisce, ma dove arte e architettura e natura sono indissolubilmente intrecciati. E penso anche che questo cimitero non provochi alcuna tristezza. Ecco allora rose, gigli o crisantemi sulla lastra di granito di Edith Piaf e il suo giovane marito, un parrucchiere greco che la grande cantante voleva far diventare una stella del palcoscenico, ma le è mancato il tempo. Ma al Père Lachaise ci sono anche tra le lastre tombali i gatti, numerosissimi gatti, silenziosi, rapidi, che non intrattengono alcun rapporto con gli esseri umani, che guizzano di tanto in tanto qua e là, e se ne sono contati circa un centinaio al suo interno.
Le mie modeste conoscenze botaniche non sono sufficienti per elencare tutta la vegetazione di cui è cosparsa la tomba di Yves Montand e di Simon Signoret. In tutti forse è ancora fresca la memoria del recente episodio riguardante l'esumazione del corpo di Montand, perché una certa Aurore Drossard, 22enne, sosteneva che fosse suo padre ed è riuscita ad ottenere tramite il tribunale una perizia genetica, ma l'analisi del DNA non ha confermato questa ipotesi, questa paternità, e il cantante è stato nuovamente seppellito nel suo luogo di sepoltura. Parliamo anche però della principale opera architettonica del Père Lachaise, il mausoleo della contessa Demidova, baronessa Stroganova, per dimensioni e sontuosità molto simile alle abitazioni costruite dai nuovi russi nelle zone nei pressi di Mosca, ovvero le dace. Qui vediamo appunto la baronessa in un dipinto. Anche Oscar Wilde è sepolto al Père Lachaise. Perché vi parlo di lui? Perché è meta di numerosissimi visitatori. Il monumento funebre, rappresentato da un angelo alato per metà sfinge, è tutto chiazzato dal rossetto dei baci, mentre ai suoi piedi si trovano molteplici biglietti amorosi indirizzati ad Oscar Wilde. Quindi a 100 anni dalla sua morte è amato con assai più ardore che durante la sua vita. Ma torniamo ad Abelardo ed Eloisa e permettetemi di parlarne un attimo, perché questi due romantici innamorati si ricongiunsero solo in morte. Abelardo ed Eloisa hanno i loro resti tumulati in questo sfarzoso sepolcro gotico, e la loro storia però ha inizio nel 1116 nella città, proprio nella capitale francese. Eloisa è una ragazza molto giovane, lo zio Fulberto decide che la sua cultura sarebbe stata ulteriormente arricchita dalle lezioni del più celebre maestro di Parigi, il bretone Abelardo, che fondò una famosa scuola sulla collina di Saint-Geneviève. Lui era un maestro importante sia di logica, di filosofia e anche di teologia. Ma cosa succede? Cosa accade? Che Abelardo si innamorerà perdutamente della sua allieva. Scrive lui stesso: Eloisa aveva tutto ciò che più seduce gli amanti. Per starle più vicino, allora che cosa fa? Chiede a Fulberto la pensione, cioè di poter stare tutto il giorno, tutto il tempo, per un periodo a stretto contatto con questa allieva. Il canonico, ovviamente, Fulberto, accetta con entusiasmo di avere sotto lo stesso tetto il grande maestro Abelardo, no? Perché? Perché il maestro è Ponsignier di Parigi e quindi gli dà molta importanza come insegnante della nipote. Ma che cosa succede? Che ben presto anche la fanciulla si innamorerà del suo maestro. Abelardo, che nel frattempo aveva composto tantissime struggenti poesie per questa allieva, fa in modo che attraverso queste poesie la voce cominci ad espandersi, quindi queste voci di questo innamoramento giungeranno alle orecchie degli altri suoi studenti, e questi versi diventeranno popolarissimi grazie, e sto citando, alla dolcezza delle parole e alla bellezza del ritmo musicale. Fulberto, aperti gli occhi, caccia subito di casa Abelardo, ma Eloisa rimane incinta. Quando lo comunica per lettera ad Abelardo, questi decide di portarla via con sé. Approfittando di un'assenza di Fulberto, Abelardo rapisce Eloisa e la conduce nel proprio paese, ospitandola nella casa di famiglia dove ella partorirà. Partorirà un figlio che chiamerà Astrolabio, che significa rapinatore delle stelle, rapitore delle stelle. Ma Abelardo, sentendosi in colpa, decide di riparare al male che pensa di aver fatto a Fulberto e si dichiara disposto a sposare Eloisa, a condizione però che il matrimonio resti segreto. Perché?
perché ovviamente il maestro non è solo docente, ma è anche un chierico e quindi non può sposarsi. Rientrati a Parigi, Eloise ed Abelardo si sposeranno in gran segreto, ma presto la famiglia di Eloisa divulgherà la notizia. I due ovviamente negheranno il fatto, ma per evitare scandali, Abelardo manda Eloisa in un monastero, quello di Argenteuil, dove era stata educata. I parenti però prendono questa notizia in malo modo. Pensano che Abelardo voglia che Eloisa si faccia monaca per liberarsi di lei e allora cercano di vendicarsi. Una notte, mentre Abelardo dorme nella sua casa, tre uomini lo aggrediranno e lo evireranno. Da quel momento le loro strade si separeranno e i due amanti non si rivedranno mai più, però restano sepolti insieme in questo luogo di sepoltura. Per concludere, nel cimitero di Père Lachaise c'è una storia. C'è la storia della mentalità, c'è la storia del pensiero della morte concretizzato in immagini, ma c'è soprattutto l'amore. Il Père Lachaise è la necropoli dell'amore, in tutti i sensi di questo variegato fenomeno, triste, romantico, osceno, spettacolare, comico. Come poi in ogni cimitero, anche molto vecchio, è sempre percepibile, potremmo dire, l'aroma pungente dell'amore spezzato e tragico. Un'altra donna, infatti, innamorata, era la moglie di Amedeo Modigliani, la quale il giorno seguente la morte del marito decise di sottrarsi alla vita. Non la fermerà neppure la gravidanza di 9 mesi e tutti e tre giacciono in questa semplice, modesta pietra tombale al Père Lachaise. Così in questa enorme città di pietra, in questa necropoli bellissima ma piena proprio di amore e anche di cuori spezzati, potremmo dire, si conservano un gran numero di storie. Sono storie di vite lunghissime, sono storie anche brevi come un sospiro. Ma il Père Lachaise, come ogni cimitero, se lo vogliamo, ci mostra un grande archivio di pietra. Un archivio di pietra, o se vogliamo una biblioteca di pietra, in cui ovviamente questi libri si consultano come documenti a terra, non come libri che si sfogliano. Ma possiamo, attraverso l'architettura, attraverso l'osservanza di queste pietre tombali, di questi scritti, di questi epitaffi che noi troviamo, ci mostrano libri aperti sul mondo. Quindi parlano a noi che siamo lettori e insieme visitatori, siamo osservatori, e se vogliamo ascoltare ed osservare questo luogo, questi libri a terra, potremmo semplicemente verificare che ci parlano di storie che fanno parte di questa terra. Quindi io vi consiglio, se non lo avete ancora fatto, di visitare il cimitero di Père Lachaise, e con questa ultima immagine vi ringrazio. Grazie. Concludo questa conferenza parlandovi, ringrazio naturalmente le organizzatrici per avermi dato l'opportunità di presentare in questa cornice l'intervento di restauro del cimitero Cavriani, che è stato che si è svolto appunto tra il 2010 e il 2012, e si tratta di uno dei pochissimi cimiteri all'interno dei centri abitati ancora esistenti in tutta Italia. Il tema dell'intervento appunto è il restauro e la riqualificazione artistico-museale dell'oratorio Cavriani a Sacchetta di Sustinente, detto anche oratorio del Santissimo Crocefisso. Prima di iniziare, come vedete dalle immagini, si tratta di un fabbricato
adiacente la chiesa parrocchiale di Sacchetta, recentemente restaurata dopo il sisma del maggio 2012. E vorrei ricordare che all'epoca della sua costruzione, dal 1785 sino al 1888, data di demolizione del castello maggiorasco Cavriani, il cimitero, qui vedete un'immagine del 1500 di una mappa presente nell'archivio storico di Mantova, nel quale viene rappresentato la prima conformazione, il primo castello dei Cavriani a Sacchetta. In questa successiva immagine potete vedere come la rappresentazione più antica di Sacchetta, torno un attimo indietro, si trova appunto nell'albero genealogico della famiglia Cavriani. Quindi questa è la rappresentazione più antica del primo castello, mentre il castello maggiorasco della famiglia Cavriani viene rappresentato nell'albero genealogico della famiglia Cavriani, che si trova ad oggi a Palazzo d'Arco. L'albero affonda metaforicamente le sue radici nel fiume Po e dalla sponda sinistra svetta un grande palazzo turrito con numerosi giardini racchiusi in parte da mura e in parte da costruzioni rurali. Il palazzo si collega alla sponda del fiume Po attraverso uno stradone fiancheggiato da pioppi cipressini, il cosiddetto stradone di pioppe pine. Il fiume, come vedete, è gremito di piccole imbarcazioni e la posizione del castello, che si trovava appunto in una posizione strategica rispetto al collegamento tra il mare e Mantova. In una mappa, infatti, del 1758, si vede appunto come il castello sia ancora presente ed era situato al centro di Sacchetta, e il palazzo del signor Marchese Ferdinando Cavriani, appunto, e in asse con l'edificio e con l'esedra del giardino si trovava appunto questo viale alberato. La massiccia presenza del castello maggiorasco, che occupava all'incirca 6 ettari di terreno, dava un'impronta a tutto il territorio circostante e scandiva l'assetto urbanistico di Sacchetta. Il marchese Ferdinando Cavriani decise allora di collocare il mausoleo di famiglia accanto alla chiesa parrocchiale che è stata fondata verso il 1600. La costruzione del cimitero parte appunto a origine dalla donazione del terreno. Il reverendo Don Giovanni Vedovi, proprietario del terreno adiacente alla chiesa parrocchiale, dona appunto alla parrocchia di Sacchetta il terreno per potervi costruire il cimitero, il coro e la sagrestia. E questo è il primo documento, e quasi direi uno dei pochi documenti relativi al nostro cimitero. Potete vedere anche nelle ricerche d'archivio effettuate durante gli anni, sono riuscita a reperire anche questo bozzetto che sembra appunto uno schizzo preparatorio molto simile e la mano dell'artista è abbastanza simile a quella dell'artista che ha dipinto i mezzi freschi sotto il loggiato. Naturalmente il primo passo per l'edificazione di questo cimitero appunto è stata la donazione del terreno da parte di Don Giovanni Vedovi. E il cimitero appunto venne edificato in breve tempo accanto alla chiesa parrocchiale, e come vedete in un'immagine del 1939 prima
delle sepolture accanto alla chiesa, accanto alle chiese, i morti venivano seppelliti all'interno delle chiese stesse. In queste foto d'archivio potete vedere come, come durante un intervento di manutenzione la pavimentazione abbia messo in luce, riportato in luce a fine degli anni 60, le vecchie sepolture all'interno delle chiese, per cui le questioni, cioè l'igiene era molto scadente, per cui c'era appunto il rischio, come avevate detto precedentemente, cioè il rischio di contagi, di epidemie era molto elevato. Pertanto pertanto venne costruito subito all'esterno della chiesa questo piccolo mausoleo. Il mausoleo venne realizzato in breve tempo e voluto dal marchese Ferdinando Cavriani, che utilizzando i materiali di recupero della Certosa di Mantova, e quindi la Certosa della Santissima Trinità di Mantova, che fu demolita, recuperò quasi tutto il materiale da costruzione, tra cui le colonne doriche che vedete in questo bellissimo rilievo del 1888, e pertanto il marchese Ferdinando Cavriani decise di costruire il mausoleo per sé, per la famiglia Cavriani, ma anche per gli abitanti di Sacchetta. Nell'ambito della mia tesi di laurea, che appunto ha avuto come soggetto anche il rilievo fotogrammetrico di questo piccolo gioiello architettonico, vedete appunto la complessità, anche se si tratta di un piccolo fabbricato, è piuttosto complesso, ma molto molto elegante. Il fabbricato appunto fu realizzato nel 1785, ma nel 1820, in seguito all'editto di Napoleone, venne chiuso in quanto cimitero, ma rimase un luogo di culto e di ritrovo della comunità locale. Infatti nel 1820 venne poi realizzato, lontano circa un chilometro rispetto alla chiesa di Sacchetta, il cimitero Cavriani, sempre dedicato, sempre tramite l'utilizzo dei fondi della famiglia Cavriani, ma venne realizzato l'attuale cimitero comunale fuori dalle mura. Per cui all'arrivo di Napoleone in Italia, cosa fecero i Cavriani e la parrocchia di Sacchetta? Dichiararono, per evitare che questo piccolo gioiello fosse demolito, dichiararono che tutti gli oggetti di arredo della chiesa, quindi anche del cimitero, appartenevano alla famiglia Cavriani, per cui in questo modo riuscirono a salvarlo da Napoleone. E venne utilizzato dal 1820 in poi in pratica come oratorio sotto il titolo, chiamato anche oratorio sotto il titolo del Santissimo Crocefisso. Questo cimitero venne restaurato a causa delle inondazioni del fiume Po, subirono notevoli danni sia il cimitero che la chiesa parrocchiale. E si ha memoria di un restauro nel 1895, sempre ad opera della famiglia Cavriani. Nel 1996, quando il parroco di Sacchetta era Don Luigi Soragna, naturalmente il cimitero si trovava in uno stato di abbandono notevole. E il parroco fece a proprie spese diversi lavori che ci hanno permesso di poter mantenere fino al 2010 il cimitero in un discreto stato di conservazione. E,
Nel 96 appunto ci fu un piccolo intervento di manutenzione alle coperture, mentre nel febbraio del 2009, e da qui inizia l'avventura di questo monumento che ha ripreso vita, nel febbraio del 2009 viene costituito il Comitato Sacca Caprianorum, del quale fanno parte la parrocchia di Sustinente, il Comune di Sustinente, la Società per il Palazzo Ducale di Mantova e gli amici di Palazzo Te dei Musei Mantovani, con l'obiettivo di raccogliere i fondi per poter restaurare e riqualificare musealmente questo bellissimo cimitero. Il presidente del comitato è stato Don Lucio Poltronieri e presidente onorario il marchese Federico Cavriani, che ha sostenuto questo progetto dandoci veramente una grandissima mano, oltre che anche un notevole impegno economico. I lavori di restauro, quindi adesso vi faccio vedere velocemente lo stato di conservazione del cimitero prima dell'intervento di restauro del 2010. Quindi vedete il piccolo cortile con il cancello d'ingresso e i due pilastri con le formelle in cotto, nelle quali si vedono, adesso sono molto consumate, sono molto poco leggibili, ma sono gli stemmi della famiglia Cavriani. Questa è l'edicola di Annibale. E questa è la cappella di Ferdinando Cavriani e della moglie Maria Rosa Bentivoglio d'Aragona. In questo caso appunto il marchese Ferdinando Cavriani, che vedete in alto a sinistra rappresentato in un busto di pietra, fu l'ideatore e anche il progettista di questo piccolo cimitero e volle per sé e per la moglie erigere questa edicola molto molto piccola, ma di una bellezza particolare. Questo che vedete è il loggiato, è un loggiato con pianta a forma di T, il vestibolo anteriore e il loggiato retrostante contiene nella pavimentazione, nella parte sottostante, appunto le tombe, le tombe per le varie sepolture. Le sepolture sono suddivise in appunto appartenenti in bambini, donne, uomini appartenenti alla confraternita del Santissimo Sacramento. E venivano appunto, furono utilizzate per circa un ventennio. Come potete vedere, prima dell'intervento di restauro, il degrado era veramente a livelli quasi limite per poterlo recuperare, e il comitato con la parrocchia, il comune e appunto l'associazione Sacca Caprianorum sono riusciti nel giro di 2-3 anni a raccogliere i fondi necessari per poterlo restaurare e riaprire al pubblico. In questa immagine vedete appunto il sottotetto del loggiato realizzato in centine lignee con la tecnica delle volte ad incannucciato. Questa è una porzione di volta e come vedete in questo schizzo si vede la struttura dell'architettura delle volte. Sono volte leggere, per cui volte con una centina lignea e un rivestimento in canniccio, poi successivamente intonacato e decorato. Questo era l'altare del Santissimo Crocefisso, che si trova appunto subito dietro al vestibolo. La volta centrale era crollata totalmente e grazie alle foto dell'architetto Capasso, che fece un esame di disegno su questo cimitero, siamo potuti risalire alla conformazione originale della volta e dell'altare siamo stati in grado di ricostruire. Sotto il loggiato sono sulle
Sulle pareti sono appunto presenti dei dipinti a mezzo fresco che ritraggono scene della Bibbia. Il livello di degrado, il degrado era veramente avanzatissimo, per cui sono stati molto bravi i restauratori ad intervenire e a recuperare veramente ogni centimetro possibile di dipinto originale. Questa è la Cappella di Ferdinando, appunto vedete il degrado degli intonaci. E questo è il rilievo stratigrafico con le stratigrafie e la datazione dei vari strati di intonaco e di dipinti. L'intervento naturalmente ha previsto, come vedrete nelle foto successive, anche una riqualificazione del giardino sulla base del rilievo fatto dall'ingegner Rosatti nel 1888, che ci ha permesso di restituire, di riportare, di riproporre la conformazione del giardino originaria. Nel 2010 sono iniziati i lavori di restauro di questo bellissimo mausoleo. In questa diapositiva vedete la restauratrice Patrizia Garutti con il presidente ad honorem del comitato, il marchese Federico Cavriani. Naturalmente l'intervento è partito con il recupero e il recupero delle volte in canniccio tramite aspirazione dei detriti, poi stesura di consolidante e antitarlo, ed è stata realizzata una struttura portante in acciaio inox al fine di tener sollevato tutto il canniccio e tutta la struttura delle centine. Ecco, queste sono le immagini dell'intervento post restauro. La volta centrale è stata completamente ricostruita sulla base appunto delle foto d'archivio ritrovate ed è stato ricomposta. Qui vedete la ricostruzione completa della centina seguendo appunto il disegno originale delle centine che si trovavano accanto. Per quanto riguarda appunto l'intervento di conservazione, una prima fase preliminare è stata quella della velinatura di tutti i dipinti. Una velinatura e poi un consolidamento di tutte un consolidamento di tutti gli intonaci sollevati e che presentavano appunto bolle d'aria, quindi rigonfiamenti causati soprattutto dall'umidità e dalla vicinanza del fiume Po. Vedete qui appunto anche la fase di pulitura di questi intonaci decorati, molto delicati perché la pittura non è come l'affresco molto resistente, ma essendo un mezzo fresco è stata fatta una decorazione successiva alla stesura dell'intonaco, per cui la decorazione risultava molto delicata. In questo caso vedete appunto nelle crepe maggiori l'iniezione di micromalte, di malte molto fini al fine di riempire appunto le lacune e la stuccatura delle maggiori crepe. Grossi interventi strutturali sono stati fatti soprattutto nel sottotetto e naturalmente un intervento leggero e reversibile. Per quanto riguarda gli intonaci esterni, come avete visto nelle foto precedenti, si trattava veramente di un degrado, molto accentuato, per cui la soprintendenza ci ha permesso di ricostruire le cornici mancanti e qui vedete appunto la realizzazione di dime per poter ricostruire le cornici simili a quelle presenti. Naturalmente anche la parte degli intonaci esterni è stata l'intervento sugli intonaci esterni è stato molto difficoltoso, ma i restauratori sono riusciti veramente a recuperare ogni pezzetto di intonaco originale. E
queste che poi sono le colonne che provengono, le colonne sono le colonne, i capitelli, i basamenti, provengono tutti dalla certosa di Mantova, demolita qualche anno prima della costruzione del cimitero stesso, e qui vedete le fasi di pulitura appunto delle pietre. Questa, come vi dicevo, l'edicola di la Cappella di Ferdinando risulta essere veramente un piccolo gioiello, perché anche la decorazione di questa lapide è particolarmente fine, particolarmente accurata. E in questo caso vedete appunto le restauratrici all'opera con degli impacchi, per poter pulire appunto il marmo. La pietra, e molti dei basamenti del colonnato erano rotti, erano veramente deteriorati, per cui mancavano molte parti, e sono state ricostruite sempre seguendo il disegno originale. Anche nella decorazione dei soffitti si è optato per ripristinare appunto nelle parti mancanti della decorazione, si è ripristinato il colore senza la decorazione stessa, per cui se vedete le parti mancanti e le parti originali si differenziano per la presenza di decorazioni delle decorazioni, quindi sono stati riproposti i colori ma non le decorazioni. Adesso vedete il raffronto fra l'intervento, quindi a sinistra le foto prima dell'intervento di restauro, e a destra il restauro completo delle pareti a mezzo fresco. In questo caso appunto molte erano le lacune, sono state tolte anche le parti di intonaco cementizio realizzate negli interventi di fine Ottocento, perché davano problemi di umidità di risalita, danneggiando appunto ulteriormente i dipinti. Ecco, queste sono altre immagini appunto del loggiato. Questa è sempre un'immagine dell'intervento di velinatura e di pulitura del dipinto. Queste sono delle prove di pulitura, quindi c'è la cornice del saggio di pulitura, e vedete appunto come l'intervento di restauro sia millimetrico. In questa immagine, come vi dicevo, il Fantuzzi Andrea, questo muratore bravissimo, ha ricostruito l'altare partendo da una fotografia dell'ingegner Capasso, ed è stato ricostruito in maniera direi quasi identica all'originale l'altare che inizialmente era in stucco, e nell'intervento di restauro è stato riproposto in malta. Tutte le sepolture dove mancavano le lapidi appunto erano piene di detriti, di materiale, per cui fortunatamente i restauratori sono riusciti a trovare tutti i pezzi delle lapidi di copertura della pavimentazione e sono stati in grado di ricostruirle. Un altro intervento importante, come vi anticipavo prima, è stato quello di ripristino del giardino, del cortile interno, seguendo il disegno originale del rilievo del 1888. Ecco, qui vedete il nostro parroco Don Lucio Poltronieri, sempre presente.
Per quanto riguarda la riqualificazione artistico-museale di questo piccolo gioiello, si è reso necessario ed è stato proposto la realizzazione di un'illuminazione notturna, perché per poterlo rendere fruibile anche durante le ore serali e maggiormente per rendere appunto questo monumento visibile, l'ingegner Paolo Corberlani ha offerto gratuitamente la progettazione dell'impianto di illuminazione che vedete in questo caso. Vedete appunto questi piccoli faretti a LED collocati all'interno della pavimentazione del loggiato, che non sono visibili dall'esterno ma visibili solo camminando all'interno del loggiato stesso, ma risultano elementi molto piccoli e molto discreti. Durante i lavori che hanno comportato anche la pulitura e la pulitura delle sepolture sottostanti il porticato, vedete in questa immagine la sepoltura principale, quella che si trova sotto il vestibolo, per cui una scalinata di accesso sotto la lapide permette appunto di accedere a questo ambiente voltato nella quale probabilmente venivano deposte le salme prima della collocazione all'interno dell'ossario, che era un loculo a parte sempre in questo loggiato. Proprio in questo ambiente è stato trovato un crocefisso disegnato, quindi inciso a graffito sull'intonaco della parete, e riporta, quindi si vede abbastanza. È proprio un'incisione molto, molto leggera e riporta anche una data, per cui insomma questo è stato uno dei ritrovamenti, quindi AU penso stia per agosto e l'anno si fa un po' fatica a capire l'anno. E queste sono appunto le immagini delle sepolture dopo l'intervento di pulizia e di restauro. Appunto, vedete come questi ambienti erano gli ambienti che della prima sepoltura. E per concludere vorrei fare appunto una breve carrellata delle immagini della fine dell'intervento di restauro. Questa è la cappella di Ferdinando e della moglie. Questo è il loggiato come si è presentato alla fine dell'intervento di restauro, per cui anche i dipinti a mezzo fresco sono ben visibili. Ed è stato recuperato veramente il possibile. Questa è una vista da sotto il loggiato verso la cappella, l'edicola di Annibale, e come vedete è stato ripristinato il disegno originario del cortile. E questi sono i dipinti a mezzo fresco che decorano tutto il loggiato principale. Vorrei concludere l'intervento naturalmente proponendovi l'immagine. In alto vedete il portichetto prima dell'intervento di restauro, e sotto l'immagine, appunto, la stessa immagine a fine lavori. Il risultato è molto bello, perché si tratta veramente di un'architettura molto, molto semplice, ma allo stesso tempo di buon gusto.
Vi propongo naturalmente per chiudere le immagini dell'intervento, delle immagini notturne dove si vede molto bene l'impianto di illuminazione realizzato appunto progettato dall'ingegner Paolo Corbellani. Quindi questa era la cappella di Ferdinando, il loggiato nelle varie visuali. Questa è un'immagine appunto complessiva, sono un pochino scure, ma anche l'illuminazione è stata volutamente fatta in maniera molto, molto leggera. Naturalmente adesso quindi, come vi dicevo, committente dell'intervento era proprietario era la parrocchia dell'Annunciazione Beata Vergine Maria di Sacchetta e le imprese esecutrici appunto erano Garutti Patrizia, Barbi Maurizio e Collegno di Sustinente, Marbel Tecnoimpianti per l'impianto di illuminazione, Rizzoli Francesco, Edil Paldetti e Fantuzzi Ugo per gli altri impianti, per gli altri interventi edili. Il restauro che è stato eseguito nell'arco di 2 anni è stato realizzato con il contributo di Fondazione Banca Agricola Mantovana, Fondazione Comunità Mantovana Ollus, Fondazione Banca del Monte di Lombardia e Fondazione Nando Peretti, naturalmente con il patrocinio del dottor Federico Cavriani, di TEA della provincia di Mantova, di Regione Lombardia, Altrepò Mantovano, e Agesci provinciale Mantova, la Proloco di Sustinente, l'Associazione Ceramiche, il Circolo Ricreativo Cavecchia, l'Associazione di Snari in Piazza e il contributo di privati cittadini. Alla chiusura del comitato si è proceduto con la creazione di un'associazione, appunto l'Associazione Sacca Caprianorum, che si occupa di far vivere questo gioiello unitamente alla Chiesa e al coro della Chiesa parrocchiale. Per cui questa associazione si occupa di promuovere l'attività turistica nel nostro comune. Vi ringrazio. Allora, signori, ringrazio tutti. Desidero ringraziare l'architetto Lisa Veronesi, la mia collega, la dottoressa Mariangela Gelati, naturalmente il nostro primo sponsor che è Tea Onoranze Funebri del gruppo Tea Spa, che ci permette di fare queste serate dedicate alla cultura, alla morte, trasversalmente culturali. Ringrazio voi tutti, questa è una serata particolare, ne approfitto e auguro a tutti una buona Pasqua. Vi do appuntamento il giovedì 12 aprile con la serata dedicata a cibo e Thanatos. Grazie a tutti.